Bene, buonasera a tutti. Eccoci al secondo nostro incontro dedicato all'etica aristotelica. Nel corso del precedente abbiamo avuto un approccio decisamente storico, di storia della filosofia antica. Abbiamo ascoltato due lezioni, l'una tenuta dal professor Natali, l'altra tenuta dal professor Stavrou, dedicate entrambe alla virtù e rispettivamente al rapporto tra la virtù e i doveri, che si costruiscono all'interno della polis, e dall'altra il rapporto tra la virtù e il piacere. Ecco, quello che faremo oggi è utilizzare un approccio diverso con Aristotele, non di tipo storico-filosofico, ma di tipo più teorico, se vogliamo. Perché Aristotele nel corso del Novecento non è stato studiato solo dagli storici della filosofia, ma è diventato un interlocutore importante del dibattito filosofico. Ecco, l'altra volta avevo detto che Aristotele è un antidoto alle risposte automatiche e stereotipate. Questa volta insisto nel dirvi che è un interlocutore privilegiato del dialogo filosofico. Si ha a che fare con lui quando si fa filosofia. E quindi oggi cedo la parola a breve, insomma, Silvia Gullino, che ci introdurrà al dibattito etico in epoca contemporanea, quando le tematiche sollevate da Aristotele vengono riprese e ripensate, e in particolare poi ci parlerà di Amartya Sen. La dottoressa Gullino è una validissima aristotelista, è rigorosa e appassionata, conosce molto bene Aristotele, ha scritto numerose monografie dedicate a lui, una in particolare dedicata all'autarchia, al significato dell'autarchia, un'altra dedicata agli esempi di virtù della Costituzione degli Ateniesi e poi due opere un po' più ampie dedicate al pathos e alla philia nel mondo greco. È anche autrice di un manuale di filosofia per il liceo, ha collaborato con l'Università della Calabria, adesso attualmente svolge attività di ricerca presso l'Università degli Studi di Padova e adesso lascio la parola a lei. Prego. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Anzitutto, scusate, per me è un piacere essere qui, è un onore. Ringrazio la professoressa Valle per l'invito e l'Accademia Rovenetana degli Agiati per ospitarmi. Per me è davvero un piacere poter parlare in un luogo che vanta più di 270 anni di cultura. Spero di poter condividere con voi un po' della passione che nutro per Aristotele, abbinata ad un tema estremamente interessante come quello che è stato scelto per questo convegno, oltre il piacere, oltre il dovere, la virtù, sottolineando la seconda parte del titolo, vale a dire da Aristotele ai contemporanei. Infatti, il mio intervento volterà giustamente sulla presenza di Aristotele in un autore contemporaneo, anzi in un economista contemporaneo, che sicuramente alcuni di voi avranno sentito nominare, Amartya Sen, premio Nobel per l'economia nel 1998. Ebbene, inizierò con una citazione di Enrico Berti, autore di un celebre testo su Aristotele del Novecento, che ancora oggi può costituire per noi un punto di riferimento. Berti afferma che Aristotele, lungi dall'essere superato, è ancora presente nella nostra filosofia e io non posso che concordare con quanto egli dice. Aprendo una piccola parentesi storica a questo riguardo, basti ricordare come la filosofia di Aristotele nel Novecento sia stata presente e anzi centrale per aver influenzato quelle che sono le tre principali correnti filosofiche del Novecento. Mi riferisco alla filosofia analitica, all'ermeneutica di matrice heideggeriana, ed è quello su cui ci concentreremo oggi, sulla rinascita della filosofia pratica. Ebbene, quella corrente di pensiero che viene ricordata come rinascita della filosofia pratica è una corrente che nasce negli Stati Uniti negli anni 50, si divulga poi in Germania negli anni successivi, per poi tornare a fare successo sempre negli Stati Uniti. Ecco. Se dunque Aristotele è stato presente nella moderna e odierna filosofia angloamericana,
Bisogna anche ricordare che egli è stato centrale per esplicita loro dichiarazione di alcuni autori afferenti a questa linea interpretativa. Mi riferisco, celeberrimi, li avrete sentiti nominare più volte, a McIntyre, a Bernard Williams, Hans Jonas e arriviamo ad Amartya Sen, un economista. Voi direte, senz'altro, come mai Aristotele, un filosofo, lascia tracce, o meglio, influenza il pensiero di un economista, addirittura di un premio Nobel per l'economia. Tanto più per chi conosce un po' l'economia antica, la techne economiche, che l'economia, l'economica nell'antichità era cosa assai diversa da quella che è l'economia moderna. Quindi ciò sembra stupirci ancora di più. Ma partiamo dai dati certi. Che Amartya Sen fosse un profondo conoscitore della filosofia aristotelica lo sappiamo con certezza. Egli lo affermò esplicitamente in un'intervista che rilasciò al Sole 24 Ore nel 1990 e già prima una sua collaboratrice, celebre filosofa del 1900, Martha Craven Nussbaum, all'interno di una delle sue opere più celebri, La fragilità del bene dell'86, dichiara questa dipendenza. Ella afferma di essersi ispirata, come Sen con cui ha lavorato nell'elaborazione della propria dottrina, al pensiero filosofico di Aristotele. Quindi sul collegamento fra i due non vi è dubbio. A questo punto viene da chiedersi, ma su quali temi trovano convergenza questi due pensatori, se escludiamo la teoria economica tout court, nella misura in cui viene intesa in modo molto diverso dai due? Ebbene, è il tema di cui vorrei parlarvi oggi, che è forse il tema più caro a tutti gli uomini, ha interessato i filosofi antichi come i filosofi moderni. I pensatori, gli uomini comuni, e mi riferisco al tema della felicità. Questi dunque convergono in rapporto alla teoria che elaborano a proposito di che cosa sia la felicità. Ora, in ambito economico sappiamo che il termine felicità viene per lo più tradotto, indicato con il termine benessere, welfare. Questa era la prospettiva economica di Sen, quindi quando mi riferisco a Sen, mi riferisco ai contesti nei quali si usa questo termine. Per Aristotele, lo avrete probabilmente discusso, anzi sicuramente perché ho visto la registrazione nella prima seduta, il termine felicità viene tradotto con eudaimonia. Quindi sovente io stessa, parlando di felicità, farò riferimento a questo termine. Ora, per quanto concerne Aristotele, il tema dell'eudaimonia, quindi della felicità, diviene centrale in tutti i suoi trattati afferenti alla filosofia pratica. Mi riferisco pertanto alle due etiche sicuramente autentiche, cioè l'etica nicomachea e l'etica eudemea, la grande etica la cui autenticità è discussa, ma anche la politica. Perché la politica, una delle più importanti opere di Aristotele, composta di 8 libri, ha proprio come argomento precipuo di discussione quello di individuare il criterio per distribuire ai singoli cittadini le condizioni che consentano loro di vivere felicemente, quindi di ottenere la vita felice. È un po' quello che sarebbe lo scopo dei politici attuali. Cercare di determinare lo stato e quindi le condizioni che consentono al singolo cittadino di realizzare la vita più scellibile. In greco è bios aireteotatos, la vita migliore, la vita più piacevole. Ecco dunque il punto di convergenza tra i due, sia Sen che Aristotele. Riflettono su quali sono le condizioni politiche che consentono agli uomini di condurre una vita felice. E
e quindi una vita più scegliibile. Prima di addentrarmi ulteriormente nell'esame dei due, volevo fare un'ulteriore precisazione, un ulteriore presupposto che pone al centro il filosofo che è stato scelto per questo ciclo di conferenze. Perché, vi chiedo e mi chiedo, quando si parla di economia e si vuole paragonare il pensiero di un filosofo antico a quello degli economisti moderni, proprio Aristotele risulta essere privilegiato fra tutti gli altri filosofi dell'antichità. Proverò a proporvi la mia risposta a riguardo. Io credo che sia facile avere a che fare con Aristotele per noi moderni, perché egli ci propose una visione della felicità più simile a quella che è la nostra. Mi spiego meglio, e per spiegarlo vorrei fare riferimento a una celebre dottrina diffusa nell'antichità in ambito accademico e dunque platonico, ripresa da Aristotele e che poi verrà recepita anche dai filosofi di età ellenistica. E mi riferisco alla dottrina della divisione dei beni. Noi la troviamo in un'opera che si chiama Divisioni, attribuita ad Aristotele, ma sicuramente nata in ambito accademico. Quali erano i tipi di beni, e lo chiedo anche a voi, quali possono essere i tipi di beni presenti a cui l'uomo può aspirare? Bene, gli antichi erano soliti dividere i beni in tre diverse categorie. I beni dell'anima, i beni del corpo e i beni esterni. Ora, con beni dell'anima intendiamo le virtù. Le quattro virtù presenti nella Repubblica di Platone, da questo punto di vista, diventano paradigma per tutta la cultura antica. Quindi le virtù sono i beni dell'anima. Quali sono i beni del corpo? Beh, semplice, la salute, la bellezza, la forma fisica, tutto quello che può afferire al nostro corpo. E infine i beni esterni. Rientrano nei beni esterni la buona costituzione, la ricchezza, il possesso di amici, perché no, il possesso di una buona stirpe, quindi di una famiglia, di figli che ti ricordino degnamente, cosa che per gli antichi era importante. Allora verrebbe da dire, ottenere la felicità, di quali beni è necessario essere provvisti, di quali beni si deve disporre. Comunemente, per chi ha fatto filosofia, è noto che i filosofi propendevano unicamente per i beni dell'anima, virtù autarchiche per attribuire all'uomo la felicità. In Aristotele troviamo una prospettiva assai diversa. Perché come ribadisce Aristotele nell'Etica Nicomachea, nel primo capitolo, lo afferma più volte, nel primo libro, scusate, nei capitoli 7, 8, 9, lo cita nella Politica, traspare nella Costituzione degli Ateniesi, la tesi di Aristotele è in controtendenza rispetto a quella dei filosofi antichi, perché per Aristotele la felicità deriva senz'altro dal possesso dei beni dell'anima, ma richiede anche beni del corpo e beni esterni. Ecco perché Aristotele c'è più utile degli altri filosofi antichi. È un filosofo che, unico nell'antichità, ci propone una dottrina eudemonistica, cioè della felicità, che prevede la presenza di beni del corpo e di beni esterni. E quindi Aristotele sull'importanza che quei beni che sono di competenza nel campo moderno della scienza economica, dicevo, esamina l'importanza che questi beni possono rivestire per portare a noi la felicità. Ecco perché Sen si è sicuramente interessato in qualche modo al pensiero di Aristotele, perché era l'unico filosofo che poteva sicuramente portare elementi utili alla sua analisi. Anche Sen presenta per noi la stessa peculiarità, perché anche Amartya Sen, nell'ambito degli economisti contemporanei, ci presenta una dottrina
estremamente originale di quello che è il benessere, il welfare. Qual è la teoria diffusa, quindi non la teoria di Saint. Le moderne concezioni del benessere, anche dette welfariste, sono di stampo utilitaristico. Cosa significa questo termine? Significa che concepiscono la felicità e dunque il benessere come l'appagamento di desideri, di preferenze. Leggesi, per dirla invece in maniera più semplice, come il possesso di un determinato numero di beni materiali. Si crea quindi nelle moderne teorie welfariste una stretta correlazione tra prosperità e benessere. È quella che viene indicata con il termine Life Satisfaction Approach. La dottrina di Sen è ben diversa, perché nel proprio Capability Approach, che si differenzia fortemente da queste dottrine di stampo utilitaristico e che viene esposta in testi divenuti celeberrimi come Scelta, Benessere, Equità dell'86 o Etica ed Economia dell'87, ci propone una teoria del benessere che non è affatto legata al solo reddito, per dirla in parole povere, ma concepita in rapporto a quello che l'uomo può esprimere in termini di capacità e promozione dei propri scopi. Ho usato termini di Sen che forse sono poco chiari, quindi cercherò di proporvi degli esempi al fine di semplificare la dottrina del nostro. Sen parla di capacitazione, come libertà di realizzare il proprio funzionamento. Cerco di spiegarlo in maniera ancora più semplice. Per Sen, gli economisti devono assolutamente cambiare prospettiva, perché per elaborare una utile concezione del benessere e della felicità devono spostare la propria attenzione da temi come quelli della diseguaglianza del reddito, ma puntare l'attenzione sulle funzioni promosse da una determinata situazione. Per esempio, possiamo capirci. Sen afferma che parlare di reddito basso, reddito alto, è fondamentalmente sbagliato, perché è importante parlare di reddito adeguato o inadeguato a realizzare determinati fini, a realizzare determinate capacità che ci caratterizzano. Cosa vuol dire? Che pur avendo un reddito considerato secondo i criteri standard alto, si può ugualmente incorrere in problemi oggettivi che precludono le nostre libertà, la nostra possibilità di realizzare le nostre funzioni specifiche. Facciamo un esempio. Se noi avessimo un bambino milionario che però è chiuso in casa, che non ha accesso a un parco giochi, che non ha accesso a dei libri, che non ha accesso alla scuola, diremmo che i suoi beni materiali gli consentono una vita felice? Sen no. L'esempio che Sen fa, più vicino alla propria realtà, lavora in America e a Oxford in Inghilterra, ma era indiano di nascita. Stesso, che senso ha la libertà e il reddito per chi è del tutto privo di cultura ed esperienza, facendo riferimento a quelle donne indiane che pur abbienti non potevano uscire di casa e che quindi non potevano realizzare funzionalmente ciò che le caratterizzava in quanto esseri umani, in quanto donne, in quanto portate ad avere e a volere un certo numero di attività. Ecco dunque che per Sen, per determinare cosa sia il bene dell'uomo, non basta assolutamente placare il desiderio, quindi avere un possesso di ricchezze, non è sufficiente la prospettiva che abbiamo definito utilitaristica, ma servono le capacità.
Abilità, promozione di attività. Questo è il termine chiave su cui giocherò per il paragone con Aristotele. Per Senese sono l'educazione, la mobilità, la disponibilità di mezzi come cultura, libri, conoscenza. Ora, chi conosce Aristotele e ha letto anche solo il primo libro dell'Etica Nicomachea, comprende immediatamente la presenza di numerosissime analogie. Per coglierle meglio, passiamo ad analizzare in modo più puntuale l'opera di Aristotele e muoverò, come vi ho anticipato poc'anzi, proprio dal libro primo dell'Etica Nicomachea. In essa Aristotele è chiaro, da subito, perché nel momento in cui intende definire quale sia il sommo bene per l'uomo, ovvero la felicità, l'eudaimonia, egli la definisce in modo chiaro e ermeneutica attività dell'anima. La felicità è un ergon. Questo termine greco vuol dire attività. La felicità non è un possesso per Aristotele, non è un possesso di ricchezze come non lo era per Sen. Non è neanche semplicemente la mera virtù. È fondamentalmente un'attività. E qui troviamo il primo punto di convergenza tra i due pensatori. In seguito, Aristotele si chiede che cosa possa procurare allora la felicità. Se la felicità è un'attività, quali tipo di esperienze possono procurarla? Procedo secondo il pensiero, l'argomentazione aristotelica. Qui Aristotele, come è solito fare, perché nei trattati di etica la dialettica come metodo la fa da padrone, prima di proporci la propria visione, quindi raccontarci cosa sia la felicità, discute le opinioni condivise dagli uomini del suo tempo, che si erano interrogati a proposito di che cosa potesse essere la felicità e cosa potesse procurare la felicità. Ed ecco le tre alternative discusse dallo Stagirita. Lo Stagirita è Aristotele, perché era nato a Stagira nella penisola calcidica. L'alternativa, la felicità si identifica con il piacere, prospettiva utilitaristica. Seconda alternativa, la felicità si identifica con l'onore, quindi con il possesso di cariche pubbliche. Terza alternativa, la filosofia, la felicità si identifica con la vita teoretica, ma in generale con qualcosa di diverso. Prima alternativa, cioè l'identificazione della felicità con il piacere, è subito scartata da Aristotele con un'argomentazione immediata. Se gli uomini aspirassero esclusivamente al piacere, sarebbero come le bestie, sarebbero degli animali. Ma gli uomini sono qualcosa di fondamentalmente diverso dagli animali, quindi la felicità umana non può ridursi al piacere. Seconda argomentazione scartata ugualmente, in base a questo ragionamento. Se la felicità umana dipendesse dal possesso di cariche pubbliche, gli uomini sarebbero in balia del giudizio altrui e quindi questa felicità non sarebbe stabile. Viene quindi scartata anche questa alternativa. Passa dunque alla definizione che Aristotele ci dà della felicità e quindi alla dottrina aristotelica dell'eudaimonia. Ve l'ho anticipata, ma adesso la commentiamo. Abbiamo detto che è un'attività. Per Aristotele la felicità è ergon, attività dell'anima secondo virtù. A questo punto voi mi direte: ah, ma allora ricadiamo nel concetto di virtù di stampo platonico, stoico, e quindi al possesso di giustizia, sapienza? No. Cosa intende in questo caso Aristotele con attività dell'anima secondo virtù? Comprenderlo, e quando l'avremo compreso, mi auguro, potremo cogliere un ulteriore elemento di avvicinamento fra Aristotele e Sen.
bisogna tornare sul significato reale che aveva per un uomo greco, quindi prima dell'influenza della dottrina cristiana, il termine virtù. La parola greca che viene tradotta comunemente con virtù è aretè, lo saprete. Ma che cos'era l'aretè per i greci? Non era certo semplicemente il comportarsi bene, l'essere buoni, perché aretè è eccellenza funzionale. Cosa vuol dire? Fare bene il proprio compito. Se voi leggete i testi più svariati afferenti alla letteratura greca, vedete il termine aretè impiegato anche per oggetti. Facciamo un esempio. L'aretè del coltello è quella di tagliare bene. L'aretè del cavallo da corsa è quello di correre bene. L'aretè di una sedia è quella di essere comoda, o del mio microfono è quella di permettere a tutti voi di dire al meglio la mia voce. L'aretè vuol dire fare bene ciò che caratterizza la propria natura. Se dunque la felicità è un'attività dell'anima secondo virtù, per Aristotele, secondo aretè, katareten, vuol dire che è quell'attività che permette all'uomo di esplicare al meglio le funzioni che lo caratterizzano. Vuol dire, l'uomo deve avere delle caratteristiche peculiari, le stesse di cui parlava Sam. La felicità è la possibilità per l'uomo di sviluppare quelle attività che al meglio sviluppano o mettono in evidenza i caratteri propriamente umani dell'uomo. A questo punto Aristotele riformula la dottrina di cui vi ho parlato prima, ribadisce, siamo nel capitolo ottavo del libro primo, come per la felicità non si possa minimamente prescindere dal possesso di beni esterni, di amici, di ricchezze, della buona costituzione, e passa a esaminare il tema delle virtù etiche e delle virtù dianoetiche. Quello su cui ci dobbiamo soffermare è questo, credo. La visione che io definirei integrale della felicità. Felicità che non può essere ricondotta, nel caso di Aristotele, che era un antico, alla sola virtù dell'anima, nel caso di Sten, che non può ridursi al possesso di beni, ma che richiede una conoscenza integrale di quella che è la natura dell'uomo, di quelle che sono i bisogni umani, tanto umani, dell'uomo stesso. Perciò, e soprattutto, ultimo punto in comune, Aristotele afferma che la felicità è un'energeia, è un'attività, cosa con cui concorda pienamente Sam. Quando parla di attività, Aristotele continua raccontandoci che è l'esercizio della parte razionale dell'anima e della sua parte desiderativa. La parte razionale sappiamo che è quella a cui afferiscono le virtù dianoetiche, quella desiderativa, quella a cui afferiscono le virtù del carattere, ovvero le virtù etiche. Ma non proseguo su questo discorso perché da qui i sentieri di Sten e di Aristotele divergono, perché le teorie sono diverse. Quello che spero di aver messo già in luce sia che i presupposti sono simili e sono afferenti a quella che ho appena definito visione integrale dell'uomo, necessità che l'uomo ha di sviluppare le attività che più gli appartengono per ottenere la felicità. Avendo ancora 5 minuti, volevo fare un approfitto per fare un piccolo approfondimento sempre sulla dottrina aristotelica, ampliando questo esame ad altre opere. Fino adesso mi sono focalizzata sull'etica nicomachea, ma anche la politica e la costituzione degli ateniesi, nonché un trattato di cui purtroppo abbiamo solo frammenti, il cui titolo greco è Periplutu, tradotto in italiano sulla ricchezza, di Aristotele, vanno a ribadire questo concetto. Vi do in maniera velocissima, telegrafica, alcuni riferimenti per chi fosse interessato.
Per quanto concerne la politica, il punto in cui ho trovato maggiori similitudini fra Sen e Aristotele è il nono capitolo del libro terzo, dove Aristotele ci ricorda che lo Stato non ha per fine la ricchezza, ma ancora una volta la virtù dei cittadini, e in cui ribadisce che lo Stato ha come fine unico e precipuo quello di permettere ai cittadini di realizzare al meglio le capacità che gli appartengono. Solo così il cittadino può avere tempo per l'esercizio di tutte le altre virtù, comprese le virtù dell'anima, che sicuramente restano le principali per la felicità e per ottenere quello che in ambito politico non è tanto definito eudaimonia felicità, ma euzen, buona vita. Nel libro settimo della politica, capitolo 13, c'è invece un discorso sull'educazione, sull'importanza che ha l'educazione nei cittadini per sviluppare il proprio ergon, le proprie attività. Anche in questo caso credo che i punti di tangenza con Sen ti facciano sentire. Concludo dunque dicendo che penso e spero di avere riscontrato, al di là di quelle che sono dichiarazioni esplicite di Sen, che però non trovano poi chiare indicazioni a quali opere si facesse riferimento, quindi il mio intervento è stato finalizzato a cercare di identificare i passi concreti a cui Sen può aver fatto riferimento, assodato che la tangenza l'ha dichiarata in prima persona. E penso di averlo trovato proprio in questa idea di bene comune, come capacità di esercitare la propria funzione, che fa quindi sì che la felicità sia quella che per Aristotele era pienezza e che Sen descrive come fulfillment, successo, appagamento nelle proprie funzioni, potremmo dire realizzazione di sé. E a conclusione di questo spero di aver provato una volta in più come Aristotele sia assolutamente presente nel dibattito contemporaneo. Vi ho citato prima la presenza di Aristotele nel Novecento, volevo concludere con la presenza di Aristotele in epoca ancora più recente, quindi negli anni 2000. Noi abbiamo Aristotele al centro ormai di tutte le riflessioni sul mind-body problem, vale a dire sul rapporto mente-corpo. La filosofia della mente sta riponendo al centro Aristotele e riscontrando nelle teorie dello stagirita base e terreno fertile per edificare teorie anche bioetiche contemporanee. Ebbene, io credo che in primis Aristotele continua a essere un punto di riferimento anche e soprattutto etico e politico, perché il modo in cui egli ha posto i problemi, più che le soluzioni che ha dato, a noi interessa il modo in cui ha posto i problemi, e da quel punto di vista, questo lo dico io, è il mio parere personale, permettetemi di condividerlo, lo trovo estremamente moderno. Grazie. Come la volta precedente, passerei direttamente alla prossima relazione per lasciare le domande a conclusione di questo pomeriggio. Per cui passo la parola alla dottoressa Ziglioli. Lei ha svolto attività di ricerca nelle università di Pavia, di Oxford, nell'università di Clermont-Ferrand e nell'Istituto Filosofico di Napoli. Ma l'ho chiamata, ho chiesto il suo intervento a Rovereto perché oltre ad avere questa esperienza in varie università, ha fondato Filosoficamente Lab, che è un tentativo di portare la filosofia nella società. Per cui insomma è anche per questo, o forse è soprattutto per questo che l'ho invitata. Prego. Grazie Emanuela Valle per il gentilissimo invito, grazie all'Accademia per l'ospitalità e direi grazie anche a voi che siete qua così numerosi a ragionare con noi di queste questioni.
Io sono stata chiamata a, questo è il titolo del mio intervento, no? L'etica messa alla prova, e quello faremo insieme, almeno nella prima parte, è proprio provare a mettere alla prova le nostre intuizioni etiche con un fine particolare, cioè aprire all'etica della virtù, che è una particolare, oramai lo sapete perché siamo alla seconda giornata di lavori, è una particolare teoria etica. Lo facciamo, lo faremo insieme attraverso alcuni esperimenti mentali che sono davvero stati formulati per questo fine. Così? Più vicino? Ok, grazie, ha fatto bene. Andiamo. Eccoci. Allora, l'esperimento mentale, magari prima brevemente, un esperimento mentale come un esperimento scientifico, cosa vuole fare? Vuole provare a testare una nostra teoria. L'esperimento scientifico è una teoria che abbiamo sul mondo, un esperimento mentale applicato all'etica vuole testare una nostra teoria etica. Però la cosa che hanno in comune è un'ambizione epistemica, cioè anche l'esperimento mentale vuole aiutarci a comprendere qualcosa. Non necessariamente qualcosa sul mondo, ma magari qualcosa su noi stessi, cioè vuole aiutarci a comprendere una nostra teoria. Ad esempio, in etica vuole aiutarci a comprendere perché giudichiamo una certa azione giusta o sbagliata. Quindi vi proporrò degli esperimenti mentali, non tanto perché siano divertenti, lo sono anche, ma proprio per fare esercizio di riflessione e comprensione di come funziona il nostro giudizio morale. Il primo che vi pongo è credo in assoluto, il più, ah no, scusate, qua, il più celebre, penso che l'abbiate già visto, o magari qualcuno di voi l'ha già visto, è il famoso, trolley problem, il problema del trolley o del carrello. Questo esperimento mentale è stato formulato da Philippa Foot, in un celebre articolo, e Philippa Foot è proprio la filosofa alla quale farò principale riferimento oggi. Vedremo il perché lei lo propone. Prima però volevo provare a sottoporvelo, quindi vi chiederò davvero di alzare la mano, rispetto a cosa pensate. Vediamo le mani alzate anche a distanza. Vediamo, esatto. Allora, ma è efficacissimo, cioè si capisce già dalla sola immagine. Immaginatevi di essere, c'è un vagone impazzito del treno completamente fuori controllo, il trolley. Questo vagone sta andando lungo un binario sul quale ci sono cinque persone. Le cinque persone non possono muoversi, non possono fare nulla, verranno investite. L'unica possibilità di salvezza siete voi che siete lì. Accanto al binario c'è una leva di cambio, potreste tirare la leva e deviare il vagone su un secondo binario. Secondo binario c'è solo una persona. Questo è lo scenario che vi si presenta. Non potete salvarle tutte e sei, non potete fare altro. Avete questa opzione. Tiro o no la leva. Devio il mio carrello dal binario con cinque persone al binario con una persona. Ecco, vi chiedo quanti di voi reputano che sia giusto tirare la leva, che sia lecito tirare la leva e deviare il carrello. Stata di mano? Prego. Ok, mi sembra di vedere la ma stragrande maggioranza delle mani, anzi forse quasi la totalità delle mani alzate. Quindi reputate in una situazione del genere con le informazioni che avete che sia lecito deviare il carrello. A questo punto cosa si fa? Si dovrebbe ragionare sul perché abbiamo alzato la mano o non abbiamo alzato la mano. Quando lo propongo in classe o nei laboratori, adesso da casa non so, lo dico però da casa ho detto che l'aula ha alzato la mano per la grande maggioranza. Ok, quando dopo si chiede alle persone come mai avete alzato la mano oppure come mai non l'avete alzata, generalmente la risposta l'anticipo. Proviamo. Abbiamo. Ok, vuole qualcuno provare a dire perché ha alzato la mano in questa situazione? Prego. Lo ripeto. Ah no, viene il microfono. Così Perché sentono da casa. non facendo deviare il treno si salvano più persone.
Siete d'accordo con il ragazzo? Esatto, è la motivazione che generalmente viene apportata. Numericamente, 5 vite contro una, minimizzo il male, posso dirla così? Minimizzo il danno. C'è qualcuno che non ha alzato la mano, che non si sentiva? Vuoi provare a dirci il perché, se ti viene da dirlo, se riesci a... Più che altro perché era destino che comunque in un modo o nell'altro d'origine tirasse sotto le 5 persone, eliminasse le 5 persone, quindi colpire l'unico che era di base salvo è anche un po' un'ingiustizia. Ti sembra di intervenire tu a produrre quell'ingiustizia, tirando la leva? Un po' sì. Ok, quindi ti sembrava sbagliato questo intervento. Qualcun altro, siete d'accordo con chi non ha alzato la mano naturalmente con questa posizione? O c'erano altre opinioni? Prego. Vuole provare a spiegare? No, ho pensato la stessa cosa. Anch'io non ho alzato la mano per prima perché ho pensato la stessa cosa. Mi sarei presa la responsabilità di deviare il corso di una cosa che sarebbe andata in maniera diversa. Grazie. Prego. C'era un'altra mano alzata? Ah, ecco. Scusi, io ho pensato che i 5 lì si sono messi nel punto sbagliato, mentre quello è più intelligente, che ha visto i binari, per cui diciamo i 5 si meritano di andare via. Esatto, c'è stata una questione. Prego, sì. Sì. Per quanto possa essere divertente giocare a fare Dio, non penso sia giusto prendersi il diritto di uccidere qualcuno, che sia uno, che sia 5, soprattutto non conoscendo l'identità di queste persone. Perché se stai uccidendo 5 persone di una valenza morale enorme e stai salvando una persona orribile, come fai a prendere in mano queste scelte senza sapere nulla? Grazie, grazie, e avete tratto fuori tantissimi elementi. Se fosse solo un laboratorio di esperimenti mentali staremmo 2 ore solo con quello che avete detto voi. Io volutamente all'ultimo intervento non avevo per ora dato informazioni, ma guardate che si può andare oltre, per cui si prosegue dicendo sono criminali, oppure sono di un'età diversa, oppure sono, e così ci si mette alla prova la nostra intuizione morale. Rimaniamo al fatto che la maggior parte di noi dell'aula ha alzato la mano e devierebbe il vagone e qualcuno invece no. Cosa ci dice, anche semplicemente così rimanendo a questo esperimento mentale? Ci dice che quantomeno ci sono almeno 2 tipi di ragionamenti diversi che abbiamo fatto agire. Chi ha alzato la mano, cioè ha tirato la leva, cosa ha fatto? L'ha detto benissimo il ragazzo che è intervenuto per primo. A parità di scenari, in uno c'erano 5 persone, nell'altro c'era uno, ho cercato di ridurre il danno. Questo modo di ragionare guarda le conseguenze. In modo immediato, la situazione era abbastanza semplice, immediatamente si è fatto un calcolo e quindi si è agito sulla base delle conseguenze. Questo modo di ragionare in etica viene chiamato conseguenzialismo, di cui la dottrina più famosa è l'utilitarismo, che è un modo di ragionare in etica di questo tipo. Ti dice cosa è giusto e cosa è sbagliato, le conseguenze della tua azione. Chi invece, non a caso ha parlato di responsabilità, uccidere, che ragionamento ha fatto? Ha ragionato in modo diverso, ha riconosciuto certamente le conseguenze, ma ha detto, a prescindere dalle conseguenze, il mio intervento sarebbe stato moralmente sbagliato. Come ha ragionato questa persona? Ha ragionato sulla base di principi. In etica e metaetica queste teorie etiche si chiamano deontologiche, cioè partono da dei principi, da dei doveri morali e cercano di seguirli a prescindere dalle conseguenze che puoi o meno prevedere. Ecco, l'esperimento mentale, già fosse che rimaniamo qua, ci mostra questi 2 paradigmi etici. Ma perché la nostra FUT l'aveva proposto?
Perché secondo lei ed altre pensatrici principalmente, ma anche pensatori del suo tempo, stiamo parlando della metà del Novecento, questi due che erano i paradigmi etici per eccellenza, cioè erano i due contendenti del dibattito metaetico dell'epoca, erano insufficienti a spiegarci come effettivamente funzionasse il giudizio morale. E allora la FUT ed altri propongono altri esperimenti mentali per mettere in crisi questa apparente alternativa tra due modelli. Vi propongo una seconda versione. Questo l'ha elaborato Judith Thompson, un pochino più qualche anno dopo, è noto come il dilemma dell'uomo grasso. Vedete che c'è il solito carrello, è impazzito, c'è il solito binario. Questa volta però voi non siete lì con una leva del cambio. Questa volta l'unico modo per voi di bloccare il binario e salvare salvare le cinque vite è buttare giù uno sconosciuto che è lì con voi, che è molto corpulento e che sapete per certo fermerà il treno. Sì, lo so, è sadico, è terribile, il terzo è ancora peggio. Quanti di voi per alzata di mano riterrebbero che sia lecito buttare giù una persona sconosciuta per bloccare il vagone? Okay. Allora, hanno alzato la mano credo 3 o 4, giusto? Pochissimi in sala rispetto alla stragrande maggioranza di prima. Vuoi provare? Io sarà per un amore nei confronti del bene comune, però vedere 5 operai che stanno agendo, stanno costruendo, stanno lavorando per una cosa che sarebbe di proprietà pubblica, dello Stato, mi sembra, nel senso, mi sembra impedire della gente che sta agendo per il bene collettivo di agire per il bene collettivo, mi sembra più sbagliato che privare un individuo di una vita. Ok. Perché comunque c'è un bene maggiore a cui si sta lavorando, quello più che altro. Hai introdotto una variabile che non avevo menzionato, cioè il fatto che loro stessero lavorando per un bene collettivo. Quindi tu dici questo è un elemento che per me ha un peso, ok? Altri, magari, sì, prego. Lo spingerei, mi spiace per il signore grasso, lo spingerei perché non trovo grandi differenze rispetto alla situazione precedente. La situazione precedente comunque portava al fatto che io nel momento in cui intervengo avrei ucciso una persona contro 4 o 5, stessa cosa qui. Se vogliamo c'è in più il fatto di fare un'azione effettiva, di spingerlo. Ho un solo dubbio, che voi che nella domanda c'è un particolare che mi lascia dei dubbi, però voterei comunque per spingerlo. E quando dice, sai che se spingi giù dal ponte lo sconosciuto potresti fermare il treno, lì c'è un'ipotesi. No, è formulato, è sicuramente così, ha ragione. No, sì, no. Dovrebbe essere, il treno, in quel caso certo. Spingo. Ok, interessante che il signore però ha menzionato... C'è un elemento di differenza che è lo spingere. Vuoi intervenire? Tu dimmi se però... Perché... Ma... Ok. Perché... Prego? In nessuno dei due casi, né spingendo né non spingendo, posso fare la cosa giusta, per cui qualsiasi delle due azioni io compia è del tutto indifferente. Cioè, ogni argomentazione a favore o contro un'azione nulla, secondo me. Cioè stai dicendo è una situazione tragica, non c'è esatto. Un bene assoluto in questo caso, però aggiungi un pezzettino che le due azioni sarebbero indifferenti, il mio intervenire o no. Esatto, sì, esatto. Okay. Sarebbe interessante soffermarsi su questo, ma vado oltre, grazie dell'intervento, prego. Posso velocissimo, una terza opzione è buttarsi giù assieme al grasso, perché diciamo... se volete proprio stare a posto con la coscienza andate giù tutti e due, così dici almeno c'è un sacrificio personale, non vieni tacciato l'egoismo. Allora, eppure una differenza c'è rispetto al primo scenario, se non dal fatto che la maggior parte di voi ha cambiato idea. Nel primo scenario ha alzato la mano, la maggior parte di voi non l'ha alzata ora.
Terzo esperimento, ma è quasi inutile, però va in questa deriva, elaborato di nuovo dalla Foote nello stesso articolo con il quale ha proposto l'esperimento del Troile. Lo scenario è ancora più sadico, perdonerete i filosofi per elaborare questi esperimenti. In questo caso voi siete dei medici, siete in un reparto, ci sono 5 pazienti molto gravi in attesa di trapianto, chi serve un cuore, chi un rene, chi un polmone. Guarda caso vi entra un paziente perfetta salute che deve fare il suo check-up annuale. Dal controllo vi rendete conto che è perfettamente compatibile con i 5 pazienti, e allora chi di voi reputa che il medico dovrebbe a tradimento uccidere questa persona, questo paziente sano, per salvare i 5 pazienti? Sempre per alzata di mano. Dai, due alzano la mano. Volete provare a dire il perché, o comunque sono ragionamenti simili a quelli precedenti? È una questione di... Prego. Simile all'argomento precedente. Come ho già detto, è indifferente, per cui qualsiasi delle due scelte io faccia non incide praticamente. Cioè io comunque sono incolpevole in entrambi i casi, sia che io lascio sfuggire l'occasione di salvare 5 persone, sia che uccida una persona innocente. Quindi colpevole o non colpevole posso fare qualsiasi delle due. Ok, la filosofia arriva a problematizzare quello che stai dicendo, e adesso provo a entrare nel dettaglio. Cioè non è la stessa cosa l'omissione o il compiere un'azione che sicuramente porterà a un danno, ma ci arrivo. Perché la Foote ha elaborato questi esperimenti? Quello che quello che volevano mostrare è quello che a un certo punto ha detto un signore nella platea. Gli scenari in fin dei conti hanno una somiglianza, cioè in tutti e tre i casi noi abbiamo due opzioni, cioè abbiamo la domanda, la scelta tra salvare 5 vite rispetto ad una. E allora come mai la stragrande maggioranza delle persone sempre, ce l'abbiamo fatto qui in classe, ma ovunque lo facciamo, la risposta è sempre simile. L'80-90% delle persone alzerebbero la mano nel primo caso, molte meno nel secondo, quasi nessuno nel terzo. Questo, dice la Foote, prova che un ragionamento in base alle sole conseguenze non è sufficiente a spiegare il nostro ragionamento morale, perché altrimenti tutti quanti, cioè sarebbero state le stesse percentuali di risposte, ok? Allora cosa dice? Vuol dire che entrano in gioco altri elementi, e qualcuno di voi gli altri elementi li ha anche citati. Prima di arrivare a quali sono questi altri elementi, vi volevo solamente far sapere che quando la Foote ha elaborato questo esperimento mentale è esplosa una nuova sottodisciplina che, in modo un po' ironico, come presa in giro, è stata addirittura chiamata la trolleiology, cioè la carrellologia, perché veramente è diventata quasi una sottodisciplina dell'etica, no, che ha esondato i confini della filosofia. Se ne sono occupati psicologi, neuroscienziati, sono state fatte simulazioni, addirittura è nata una detta experimental philosophy, dove i filosofi vanno a fare proprio a livello statistico a chiedere alle persone cosa farebbero nei vari scenari, per vedere se il nostro giudizio morale cambia rispetto alla cultura, rispetto all'età, rispetto al genere. E ecco, questo ve lo volevo segnalare. Non solo, è diventato un fenomeno pop. Sul carrello del trolley trovate di tutto di più. Hanno fatto una serie televisiva che forse qualcuno di voi ha visto, The Good Place. Lo sceneggiatore è un filosofo, tra l'altro si presta a The Good Place perché sono i personaggi che devono risolvere problemi morali, un episodio interamente dedicato al dilemma del trolley, e questi personaggi, poi lo scopriremo, adotteranno alla fine un'etica della virtù, per cui è interessante rispetto alla nostra chiacchierata di oggi. Ma addirittura giochi da tavola, insomma, se non sapete cosa fare il prossimo Natale vi divertirete a proporre i dilemmi del trolley in casa. Vi volevo segnalare questo testo, che è un testo scientificamente informato, lui è molto bravo, David Edmonds, dove spiega la teoria che ci sta dietro questi esperimenti mentali. Ma lasciando perdere il fenomeno un po' popolare, torniamo alla nostra Foote. Ebbene, forse vi sorprenderà, oppure no, non lo so, il fatto che la Foote rimase anche un po' infastidita da tutto questa
esplosione di interesse verso il proprio esperimento del troll, e l'aveva elaborato lei. Lei se ne uscì con questa asserzione, cioè questa industria del problema del carrello è solo un altro esempio deprimente dell'ossessione dei filosofi accademici di concentrarsi su alcuni esempi artificiali così da scansare i problemi reali. Quali erano i problemi reali? In fin dei conti è la FUT che ha elaborato questi esperimenti, alcuni di questi esperimenti mentali. E beh, il problema reale della FUT era quello di mostrare come i due paradigmi metaetici dell'epoca fossero insufficienti a rispondere alla domanda perché riteniamo qualcosa giusto piuttosto che sbagliato. Non bastano, non basta guardare le conseguenze, non basta avere una lista di principi e doveri che valgono in termini assoluti. I due paradigmi vanno integrati. La FUT ed altri cercano un'altra via. Questa via la ritrovano nei pensatori antichi, dove non c'era solamente un'attenzione alla singola azione, ma veniva messo al centro il soggetto morale. L'intervento di prima anche lo ha sottolineato molto bene, cioè devi guardare al soggetto morale, all'individuo che agisce nel suo complesso. Se fai questo, riesci a capire la diversità anche delle nostre reazioni. Questa terza via è l'etica della virtù. Ora, etica della virtù, ma già lo sapete perché siamo alla seconda giornata di questo percorso, non è un'etica della virtù, così come non c'è un'etica conseguenzialista, un'etica deontologica, sono termini per indicare famiglie di teorie etiche, ok? Ci sono molti autori che anche si allontanano di tanto. Provo a dare solo qualche grande linea per definire un po' gli elementi comuni. Si dice che l'etica della virtù al centro non mette più la singola azione astratta, ma mette la motivazione che motiva questa azione, e è il telos, è il fine che giustifica o meno un'azione, e questo fine è la vita buona, no? L'abbiamo detto anche prima. Un modo efficace di comprendere, secondo me, l'etica della virtù è questo, cioè non si tratta di rispondere alla domanda che cosa è giusto fare, il chirurgo nell'ospedale che cosa è giusto fare, ma alla domanda che cosa è bene essere, cioè che medico è bene che io sia. Pensate anche voi, siamo tra studenti, domani copio la verifica di latino oppure no? Non si tratta di valutare le conseguenze, ma copiando avrei più possibilità di avere un voto migliore, deluderei meno magari le aspettative dei miei genitori, quelle del docente, in fin dei conti non faccio danni ad altri, magari io studio meglio il pomeriggio. Se invece ti ponessi la domanda non che conseguenze creo, ma che tipo di studente bene essere, ecco che allora ti potresti dare una risposta diversa. Vedete che allora questo tipo di domanda ti obbliga a pensare sul lungo periodo, non la verifica di domani di latino, ma che studente, che genitore, che cittadino voglio essere. E allora la virtù non è una caratteristica dell'azione, ma è una caratteristica della persona, è un habitus, no? È la persona. La persona virtuosa è quella che cerca di realizzare al meglio le proprie funzioni, le proprie potenzialità. Perché questa cosa qua ci aiuta a comprendere la diversità di reazione degli tre scenari? Beh, dice la FUT, è vero che noi abbiamo dei principi che ci suonano come universali, il non uccidere, il non mentire, il non copiare, sono tra i più diffusi, no? Questi sono doveri di principio, dice la FUT. Però quando poi ci troviamo ad agire, quello che noi dobbiamo comprendere è qual è il dovere tutto considerato. Cioè qual è, tra i tanti doveri che noi sentiamo di avere, quello che in quel momento fa presa tutto considerato. E allora se nel primo scenario, con le informazioni che avevate, forse il dovere tutto considerato era di minimizzare il danno, perché una vittima ci sarebbe stata a prescindere, il vostro intervento ha solo salvato delle vite, nel secondo scenario cos'è che succede? Succede che usate una persona, direbbe Kant, come mezzo per risolvere un problema e non più come fine. E allora lì
intervenite direttamente, diceva qualcuno, no? Gioco fare Dio, cioè intervieni. Nel terzo scenario ancora entrano in gioco anche doveri, se volete, di secondo livello, ma che riguardano la professione del medico, cioè che medico saresti se usassi i tuoi pazienti come pedine per risolvere problemi di altri. Ecco allora spiegato il perché cambiamo le nostre risposte a parità di conseguenze, perché i doveri non stanno tutti sullo stesso livello, ma naturalmente hanno priorità diverse, e si tratta di capire quali sono queste priorità e di ragionare cercando di vedere la situazione. L'etica della virtù chiama in gioco la nostra saggezza, la nostra capacità di analizzare la situazione. Di nuovo Aristotele con la phronesis, con la saggezza pratica. E questo è un tema secondo me molto importante, cioè secondo me sono tutti molto importanti. Questo ce lo ricordava già Socrate quando ci diceva che attenzione, che non è che noi agiamo male perché siamo malvagi, magari c'è anche l'intenzione malvagia, ma spesso compiamo il male per ignoranza, per incapacità di saper vedere la situazione. E questa cosa lo ripeterà anche Hannah Arendt nel Novecento a fronte dei crimini nazisti. Hannah Arendt è arrivata a darsi la spiegazione che molti di questi criminali semplicemente non avessero nemmeno idea di quello che stessero facendo. Non è una giustificazione, è gravissimo, ma è ancora peggio, se volete, cioè che non c'è nemmeno il dire erano malvagi. No, erano persone che avevano smesso di pensare, di considerare, di guardare la situazione. Ecco allora che invece dobbiamo lavorare sulla nostra capacità di leggere gli elementi morali in quella situazione. Cosa dobbiamo guardare in una situazione per provare a giudicare se è buona o meno? La FUT dà una risposta molto particolare che anche le ha causato tutta una serie di critiche. Ha dato una interpretazione particolare di Aristotele, per la quale per capire cosa è bene per noi dobbiamo guardare alla nostra natura umana, alla nostra natura di esseri umani, il che non significa fare un riduzionismo biologico del tipo che allora quello che è bene per noi è semplicemente l'istinto di sopravvivenza o la procreazione. Noi è vero siamo animali, ma siamo animali particolari, no? Quindi che cos'è tipico della natura dell'essere umano? È a questa domanda che dobbiamo rispondere. Gli esempi che ha fatto prima la professoressa Gollino e andavano proprio in questa direzione. Qual è la funzione di un buon coltello? È tagliare bene. Qual è la funzione di un'ape? Altri esempi che fa la FUT, è comunicare alle compagne dov'è il polline, per cui noi giudicheremmo una buona ape con l'esemplare che fa la danza dell'ape in modo corretto. L'ape che se ne andasse a zonzo a prendere il sole non sarebbe una buona ape. Ecco, è la nostra natura di essere umani che dobbiamo guardare per capire cosa è bene per noi, quindi la bontà come tensione verso ciò che realizza la nostra perfezione. Naturalmente è una risposta insoddisfacente, nel senso che dobbiamo riempirla di significato. Cosa significa realizzare la nostra natura? Qua entrano tantissimi elementi in gioco. Io ve ne dico qualcuno che trovo più interessanti. Già gli antichi riconoscevano l'essere uomo rientra le aspirazioni, non solo quelle altissime, l'essere razionale, rientrano i sentimenti, le emozioni. Gli antichi riconoscevano che l'essere virtuoso è un essere che anche sta bene, cioè c'è una correlazione tra l'essere virtuoso, quindi realizzare la tua natura, e il sentirti bene, cioè l'armonia dei tuoi sentimenti, il che non vuol dire che devi comportarti bene per essere felice, ma che il comportarti bene, secondo virtù, è condizione necessaria per realizzare, chiamiamola felicità, adesso non ho il tempo di problematizzare, però esatto, ci sarebbe tanto da dire, per realizzare una certa benessere, una fioritura di sé. Altro elemento
che sottolinea la foto e riprende anche da Tommaso, è importante anche l'armonia tra quello che tu fai e quello che tu credi sia giusto fare. E questo è molto interessante. Lei dice, noi ci sbagliamo anche su ciò che pensiamo sia giusto fare o sia giusto per noi. E quando la nostra azione è in contraddizione con le nostre credenze, allora lì dice il soggetto morale non riesce ad agire pienamente bene. Fa l'esempio di nuovo di persone vissute nel nazismo che convinte da propaganda nazista che si debba denunciare i vicini, lo fanno, ma dice anche se non l'avessero fatto, poiché erano convinti che quella era la cosa giusta, si crea un attrito tra le tue credenze e l'azione. E questo è molto interessante perché apre tutta la questione della, di come noi ci formiamo la nostra opinione, le nostre credenze, si apre la questione oggi importantissima della disinformazione, della polarizzazione dell'opinione pubblica. Per vivere, per agire in modo virtuoso non basta fare le cose, ma bisognerebbe essere convinti di farle per il bene. Vedete che è un passaggio non indifferente. Infine, l'etica della virtù sottolinea anche il fatto come l'azione non è isolata, è frutto di quello che tu sei, delle esperienze passate. Io non sono docente o genitore o cittadino allo stesso modo oggi di come lo ero 5 anni fa. Magari voi il copiare la verifica domani di latino va bene, vi insegnerà qualcosa, imparerete da questa esperienza. Per cui la vostra azione morale, sto giustificando i ragazzi a copiare domani, ho già visto che la vostra azione determinerà le persone che sarete e anche entra in gioco la visione che voi avete di voi del futuro, l'idea che io ho di docente, insegnante, genitore che voglio realizzare. Per cui c'è un processo, c'è un continuo, è un evolversi della persona morale, non è data una volta per sempre. Gli ultimi minuti, volevo lasciarvi con alcune sollecitazioni. Avete visto che l'etica della virtù allarga di molto il campo rispetto agli altri due paradigmi di etica, non solo le conseguenze delle azioni, non solo doveri assoluti, ma il soggetto nel suo complesso. Quali sfide però ci oppone? Poiché è un percorso e non è una meta, nessuno, neanche la FUT, pensava che essere virtuosi significasse essere moralmente perfetti. Questo sarebbe un'idea di santità che forse non ci pertiene neanche più. Essere virtuoso è colui o colei che tende però a migliorarsi, che tende a realizzare la propria natura nel modo migliore possibile. E quindi c'è un lavoro, c'è un progresso. Questo apre ad alcune questioni, quella già citata prima. Allora c'è un'educazione alla virtù. E come si fa questa educazione? Questo era un tema già in Platone, c'è questo bellissimo passaggio, no? Sai dirmi, o Socrate, come se la virtù può essere insegnata? E se può essere insegnata, come? Abbiamo bisogno di modelli, oppure facciamo esercizio di saggezza pratica, facciamo laboratori così di filosofia morale con i dilemmi morali e ragioniamo sul nostro giudizio morale, o come facciamo a educare alla virtù? Questo è un tema, credo, importantissimo. Tra l'altro la coincidenza che siamo a Rovereto, che tra un mese c'è proprio il Festival Educa sull'educazione, quindi questa sarebbe una domanda molto importante: come educhiamo alla virtù? Ma poi l'altra questione, ho detto che la FUT ha tentato un tentativo di naturalizzazione dell'etica, cioè di ancorare la risposta di che cosa sia la bontà dell'uomo alla nostra natura di essere umano. Questo ha aperto alcune critiche o alcune questioni. La natura dell'uomo è data una volta per tutte, in fin dei conti la natura del coltello è quella. Forse anche la natura delle api, non lo so, è quella da sempre e per sempre, ma la natura dell'uomo è sempre quella. Personalmente preferirei rispondere di no, ma questo è il mio personale. Preferisco un'impostazione che vede la natura dell'uomo come anch'essa malleabile. In fin dei conti noi siamo quell'essere che si cambia e si fa cambiare anche solo dalla tecnologia che produce. Essere un buon insegnante oggi, col
la tecnologia digitale, quell'intelligenza digitale che sta arrivando e che entrerà a gambe tese nella nostra vita, probabilmente è diverso, sarà diverso rispetto a come era anche solo 10 anni fa. E allora mi piace questa proposta della Annas che dice: interpretiamo la natura dell'uomo più come una materia grezza in mano all'artigiano che la lavora. L'artigiano non è che può stravolgere questo materiale, però un pochino ci può lavorare. L'ultimissima sollecitazione: vi ho detto che la virtù, l'etica della virtù ha allargato il campo, ha voluto mettere dentro il soggetto nel suo complesso, e questo ha voluto dire inserire le emozioni, i temi della felicità, temi come la storia dell'individuo. Mancava, ma va sottolineato, il tema del rapporto con l'altro. Cioè, noi non siamo individui da soli, noi non possiamo essere virtuosi da soli. Così come non posso essere un insegnante da solo, un genitore da solo, un cittadino. L'etica della virtù la si esercita insieme. E la serie TV che vi ho menzionato prima dava questo messaggio: i protagonisti imparano ad essere virtuosi insieme, ma se volete un altro riferimento, forse un pochino più aulico, il Mago di Oz, cosa sono? 4 personaggi, 4 caricature di 4 vizi, che imparano a superare o a diventare più virtuosi insieme. Ecco, è nel rapporto con l'altro, quindi è un'etica che si allarga veramente a un discorso collettivo per lavorare a una meta di una virtù da realizzare insieme. Ok, ho finito. Ci sono delle domande? Ora un po' io il ghiaccio. La prima la faccio velocemente. Sulla storia delle 3 ipotesi dei disegnini, ne faccio una più carogna. Facciamo il caso che il medico si trovi in una situazione di conflitto, cioè in un paese del Centro Africa, in cui arrivano dei pazienti di quel tipo lì, 4 o 5 sono, il quinto è il sesto è una persona sana. Qui è abbastanza facile, io probabilmente voterei per la prima soluzione, cioè per la sulla soluzione che non si uccide quello sano. Però purtroppo i ragionamenti, non è che io sia sadico o una carogna, però bisogna farli fino tirando un po' l'esempio all'estremo. Entra un paziente che in una situazione di questo tipo qui, il medico sa che tutti i pazienti che usciranno, avendo risolto i loro problemi medici, vivranno in una situazione in cui, per esempio, la violenza, i gruppi armati sono di cui è la vita quotidiana. Questa persona qui ha una gamba tagliata, la persona, tra virgolette, sana, quindi ha molte più probabilità di sopravvivere rispetto agli altri, però una gamba tagliata che quando uscirà lo metterà in una situazione di difficoltà a scappare. Allora, è una domanda un po' diversa. Io sono un medico di, non lo sono io, ovviamente, un medico di, non so, emergency o roba del genere, mi trovo costretto a pensare a queste cose qui, perché i medici in quelle situazioni lì sono costretti a pensare, per esempio, se ho una pastiglia che mi permette di salvare una persona o un'altra, o una fiala di una cosa, devo scegliere tra 4 pazienti quella a cui darlo. Per cui io metterei una quarta ipotesi, anzi chiederei alla gente che c'è qui, se lo voleste fare, di rialzare la mano su quello, perché penso che la maggior parte rivoterebbe nel modo precedente, però con dei problemi molto maggiori. Io probabilmente rivoterei sul fatto che questa persona qui deve essere salvata, gli altri 4, mi spiace per loro, però sarei molto meno convinto di prima cosa. Seconda cosa, sono carognetta anch'io, però vabbè, ho delle scuse. Per esempio, io non mi facevo passare le versioni di latino, ma purtroppo di greco sì, perché non andavo bene.
fortunatamente ho ancora delle possibilità di redimermi, perché Aristotele è stato ampiamente tradotto in italiano. Per cui anche qui, in una certa età, vivevo una situazione in cui il terrorismo era una cosa di tutti i giorni. Vivevo a Milano e nel mio liceo c'è gente che nel tempo è andata a fiancheggiare o addirittura è entrata nelle BR, o comunque c'era una situazione di conflitto. Allora, la mia domanda è: quando è che si pone il problema di, tra virgolette, una correttezza? Perché io mi facevo passare le versioni di greco. Molto probabilmente alcuni dei miei compagni magari non se li facevano passare le versioni di greco, quindi eticamente erano più corretti. Però è come se ogni persona di noi ha campi diversi di eticità. Allora, io posso ammettere che non fossi uno studente modello, quindi sono contento che venga data questa a quelli che domani compieranno latino una certa giustificazione, però pongo questo problema. Capisco che questo è un po' un problema di Lanaca prima, ma il primo secondo me è molto meno, è molto più legato alla possibilità di scegliere una cosa o un'altra, tenendo conto, siccome anziano nella memoria, della visione tutto considerato secondo me obbliga le persone a cambiare la loro scelta. In un caso come quello del medico, secondo me uno se lo pone, dovrebbe porselo, e io me lo porrei. Grazie. Allora, l'esempio che lei ha fatto, se l'ho capito bene, cioè lei diceva: ho tanti pazienti, posso salvarne solo qualcuno, uno lo vedo con una gamba, senza una gamba, cioè non diceva di usare quello senza una gamba per salvare gli altri. Quello senza gamba lo facciamo fuori per salvare gli altri. Sì, ok. Sì. Beh, se ci poniamo la domanda: che medico dovresti essere? Penso che, spero, che diremmo tutti che comunque non lo devi fare. Non lo si deve fare perché non fa parte del nostro concetto di medico che si usino le persone come strumenti per la salute di altri, no? Fa parte del dovere del medico di cercare di fare il possibile di salvare i propri pazienti. Anche le considerazioni che lei giustamente ha fatto di che vita poi hanno fuori, noi diremmo che non sono di competenza del medico. Perché deve giudicare il medico della felicità, della qualità della vita dei pazienti? Cosa ne sa il medico? Che diritto ha il medico di decidere tu sarai più felice o meno? Diverso invece, credo, quello che capita in bioetica e capita spessissimo, è capitato anche i mesi scorsi con la pandemia, che i medici si sono trovati a prendere decisioni drammatiche, ma non sulla qualità della vita, piuttosto si sono trovati, cioè non usando un paziente per salvarne altri, si sono trovati nella situazione in cui avevano solo tot respiratori, piuttosto che, lei ha fatto l'esempio della pastiglietta, cioè, ma questo si trovano davvero tutti i giorni i reparti di ospedale a prendere queste decisioni, o tot cure e purtroppo molti più pazienti. Ma allora lì si cerca di fare considerazione, è come il primo scenario della leva del cambio, cioè io tutti non li posso salvare, cerchiamo con un comitato di bioetica di decidere quali criteri adottare per scegliere alcune persone rispetto ad altre. Forse questo noi lo possiamo accettare, anzi lo dobbiamo accettare, perché poi viviamo nella vita reale e non ci sono le cure per tutti, ma credo che non saremmo così d'accordo sul fatto che il medico debba farsi carico di decidere della qualità della vita che poi ha il singolo. Magari sarebbe un passaggio successivo. Se uno fa la carogna deve farlo fino in fondo. Non ne faccio un problema, le dico cosa faccio piuttosto che cosa non faccio. Ne faccio un problema. Lei dice per esempio quante medicine ci sono, però ci sono altri argomenti che non riguardano questo. Per esempio, potrei avere dei colleghi che statisticamente mi possono dire che le probabilità di sopravvivenza delle altre persone e di questa persona sono diverse, e mi pongono di fronte a un problema di cui io devo fidarmi della statistica. E questo è capitato, capita. Poi, questo è capitato durante i mesi della pandemia,
Sì, esattamente, si cercava di privilegiare i pazienti che avessero migliori probabilità di sopravvivenza rispetto a criteri medici che io non conosco, ma che, e questo ha creato in molti, lo so direttamente, molto personale medico, dilemmi morali, perché si sono trovati in una situazione drammatica pur capendo la logica che ci stava dietro. È diverso però questo, esattamente quello che volevo dire, è diverso questo, cioè trovo dei criteri per decidere chi salvare a fronte del fatto che non posso salvare tutti, rispetto a, cioè, criteri di salute, rispetto a, inserisco anche criteri di qualità della vita. Era questo che non dovrebbe rientrare nella nostra idea di buon medico. La salute rientra. Il sarai infelice perché hai una gamba oppure perché hai una certa caratteristica rispetto all'altra, non compete al medico deciderlo, direi. Velocissima, ognuno di noi ha campi di eticità diversa, certamente, se ho inteso bene. Certo che noi compiamo il male, chi lo compie nel copiare a scuola, chi lo compie a fare cose ben più gravi, direi però che non è tutto uguale. È su questo che dovremmo discutere, cioè il mio fare qualcosa di immorale perché copio non è la stessa cosa di fare qualcosa di immorale andando a creare un danno ad un altro. E allora lì subentra quello che diceva la FUT e dicono tantissimi altri, non basta ragionare per assoluti, bisogna poi confrontarli questi assoluti. A volte entrano in conflitto tra loro, a volte valori importantissimi, libertà e verità, tutti li difenderemmo, a volte entrano in conflitto tra di loro. E allora quando entrano in conflitto, la questione filosoficamente interessante è quale dei due faccio prevalere. Grazie. Io avrei una domanda, ma il giusto come concetto è una cosa calata dall'alto o che va costruita? E in caso, se è calata dall'alto, come facciamo a essere certi che quello che noi riteniamo giusto sia effettivamente giusto? In sé da costruire. Come facciamo a sapere che ciò che è stato giusto ma noi vediamo sbagliato non fosse giusto? E ciò che noi vediamo giusto ma potrebbe è sbagliato? Ci si intesi, non... Puoi provare dopo. Ma io mi astengo da dire il mio parere. Nietzsche direbbe sicuramente non è calato dall'alto perché non esiste. Aristotele, ecco, parlo per Aristotele perché è il tema di cui mi occupo. No, il giusto non è calato dall'alto. Aristotele fa rientrare la giustizia fra le virtù. Tra le virtù e la giustizia dedica gran parte dell'Etica Nicomachea, un libro intero. La giustizia non è un assoluto, non esiste il giusto in sé. Esiste il giusto in un determinato momento, quindi Aristotele sarebbe concorde con quanto avete appena detto. Ognuno si deve creare la propria idea del giusto, tant'è che la mesotesi, giusto mezzo, sta, non è un assoluto, è un relativo alla circostanza, alla contingenza e alla persona che lo stabilisce, come tutte le virtù. Faccio un esempio chiaro: il coraggio è semplicissimo. Per Aristotele tratta la giustizia esattamente come il coraggio. Che cos'è il coraggio? Vi è un coraggio assoluto? No, perché l'uomo in super forma, il condottiero, il militare che ha un buon equipaggiamento, sarebbe avido qualora non andasse in battaglia, ma coraggioso se ci va. La medesima persona nella medesima situazione, che invece è sprovvisto di equipaggiamento, eccetera, buttarsi in battaglia non lo dimostrerebbe virtuoso nel coraggio, ma sfrontato, finirebbe per andare alla morte. Quindi tutte le virtù, ecco, il coraggio è il paradigma utile per capire che non esiste un paradigma di virtù per Aristotele assoluto, valido per la giustizia, valido per il coraggio, valido per la magnanimità. Tutto deve adeguarsi alla persona che l'attua. Quindi giusto è non relativo come per Nietzsche, sicuramente, ma ciò che è bene
per la persona che in quel momento si trova a dover attuare quel tipo di azione, che deve considerare tutto il contesto nel quale si trova. Invece il procuratore è un assoluto. Però non è calato dall'alto, sta in alto. E tutto il nostro impegno deve stare nel confronto reciproco e continuo per andare alla ricerca. Perché sappiamo che sta in alto, che è la verità assoluta, ma per tanto che ci impegneremo non riusciremo a definirlo con esattezza in questa vita. Abbiamo una possibilità che è quella del confronto continuo per vedere se la tua posizione e la mia reggono al confronto, reggono all'argomentazione. Però ti direbbe di non perdere la speranza, insomma, di confrontarti proprio per, non semplicemente per vincere l'altro, ma perché insieme si possa trovare questo assoluto. Poi invece arrivano i cristiani e ti dicono che un assoluto c'è, ed è chiaro, ed è evidente, e proviene dall'alto. Vuoi dire qualcosa? No, seguo anche Irene. E poi anche la professoressa. Parlando a livello contemporaneo, perché quindi riteniamo l'oggettività, quindi la matematica, la statistica, più giusta anche a livello medico rispetto alla soggettività dove c'è una componente umana? Scusate, forse mi dovresti aiutare a comprendere cosa intendi per più giusta la matematica che la soggettività. Forse ti stavi riferendo all'esempio che facevamo prima, vuoi provare? Mi è venuto in mente durante l'esempio del medico, sì. Quindi magari in contesto medico si tende a stilare una graduatoria in sì. cui ci sono dei parametri oggettivi rispetto a valutare l'aspetto umano della persona che si ha davanti, quindi si ritiene più giusto in questo senso. Ti direi che perché siamo in quel caso in un contesto medico. In un contesto medico, è per quello che dicevo prima al signore, stiamo parlando di medici, quella definizione di un buon medico è colui colei che fa il possibile rispetto agli strumenti, conoscenze che ha per promuovere la salute o lenire la malattia, poi adesso cambia in continuazione, insomma il concetto anche di salute è un concetto in evoluzione, dei propri pazienti. E quindi nel concetto di salute è vero che c'è anche il benessere psicologico, soprattutto ora si fa attenzione anche a quello, però a seconda della tua specializzazione di medico, qual è lì lo statuto epistemologico della medicina è di un certo tipo. Se fossimo in un contesto educativo, allora ti do ragione che a me magari dovrebbe interessare di meno della statistica dei voti di latino dei miei studenti, visto che abbiamo detto che dovevano copiare latino. E mi interessa di più la loro benessere psicologico e tanto più, anzi ti ringrazio perché è un tema che in questi giorni ci chiama tutti in causa, viste le notizie di cronaca di ragazzi sempre più annichiliti dall'ansia, da prestazione, queste notizie che sentiamo dell'incapacità di gestire il fallimento, e allora forse ci chiama tutti in causa come educatori, come a vario livello, che dovremmo invece farci carico di quello, della salute, anche del benessere psicologico del ragazzo, a prescindere dalla performance nella disciplina. Direi che dipende dal contesto, da quello che rispetto a quel contesto, a quella disciplina, per te ha valore. Se sto facendo un'analisi di fisica, ha valore il numero, come giustamente tu hai detto, se sto facendo una considerazione etica o psicologica, ha valore altre questioni. Sì, grazie. Dunque, lei ha concluso la sua bella relazione con l'essere umano in rapporto con l'altro. Io pensavo, l'essere umano in rapporto con la collettività. Allora, faccio un esempio. Stando a quello che lei ha detto, comunque Filippa Foot
La virtù consiste nella realizzazione dell'essere vivente, insomma, dell'uomo in quanto essere vivente. Io sono un medico, devo essere un buon medico. Io sono un avvocato, devo essere un buon avvocato. Io sono un genitore e devo essere un buon genitore per realizzare la felicità, la mia felicità. Però qualcosa me lo impedisce. È cronaca di questi giorni sulla genitorialità. Allora, in questo caso, la collettività, chiamiamolo lo Stato, non è proprio così, ma insomma ci siamo capiti, no? Ecco, mi impedisce perché non mi riconosce come genitore, quindi mi impedisce di essere felice. Allora io in questo vedo una forte contraddizione. Eh sì, perché la collettività non è sempre... cioè non ha sempre la phronesis, non ha sempre saggezza pratica, certamente, cioè, no? Servono delle buone leggi per consentire a tutti noi di essere virtuosi e d'altro canto noi dobbiamo, con gli strumenti che abbiamo, cercare di modificare queste leggi facendo quelle istanze, proprio perché anche l'idea di genitorialità cambia e se le leggi non seguono questi cambiamenti sta a noi sollevare la questione. In un contesto in cui ti viene impedito, lo diceva anche prima la collega, no? Cioè in un contesto in cui ti viene impedito di realizzare le tue libertà, e tu come fai a essere felice? Magari hai altri criteri, magari hai il reddito, ma non è quello che conta per essere un buon genitore. Per essere un buon genitore mi servono altri strumenti. E quindi c'è questa, forse un equilibrio riflessivo tra singolo e collettività. Cioè i due poli devono lavorare insieme. A volte, non per forza di cose, io sono sempre felice. Cioè, di nuovo, questioni di salute pubblica o di sicurezza pubblica, la mia felicità singola magari viene messa in secondo piano. Un esempio che facciamo sempre a scuola, la tua libertà di fumatore è stata a un certo punto messa da lato perché si capiva che fumo passivo creava problemi di salute, piuttosto che non è che tu, c'è la libertà di movimento, ma non è che puoi andare a 200 all'ora per le strade perché vai contro, è un conflitto con il benessere degli altri. Quindi c'è sempre, ecco di nuovo, non è una questione di assoluti, è una questione di equilibrio tra il mio benessere e quello della collettività. Idealmente le due cose, ma è un processo infinito, devono lavorare per incontrarsi e migliorarsi sempre di più. Sembra che la cosa non c'entri con Aristotele, invece c'entra. Sempre, come dice la dottoressa. Certo, perché in fondo noi siamo partiti con la conferenza di Natali proprio sulla questione che la nostra abitudine è il frutto di ciò a cui noi siamo stati educati dal padre prima, nella nostra famiglia se volete aggiorniamolo un po', ok? E poi dalla relazione con la polis che ci forma attraverso le leggi, che ci abitua attraverso le leggi a sentire come giusto e sbagliato una cosa oppure l'altra. Ok, ma per Aristotele è una questione poi problematica il fatto che insomma la virtù non si completi nell'abitudine e chiami in causa la scelta. Per lui è una questione spinosissima e difficile da affrontare, però c'è, perché e del resto è quello che insomma possiamo vivere nelle nostre società e altre società del passato hanno manifestato in maniera prepotente. Il fatto che si fosse educati in un contesto pubblico a determinati valori e che il singolo invece ne percepisse altri. Okay. Chiedo alla professoressa Gullino se vuole aiutarci su questo spinoso rapporto tra abitudine e scelta individuale. Allora, il rapporto è complesso perché è esaminato prevalentemente nei trattati di etica, solo che secondo me qui è importante provare, visto che abbiamo introdotto l'argomento parlandone come caratteristica prevalentemente umana, si può fare un riferimento anche ai trattati di biologia.
Aristotele fonda l'etica sulla propria biologia. Nel primo libro dell'Etica Nicomachea rinvia direttamente al De Anima, come per dire: l'uomo è fatto in una certa maniera, l'anima umana e le facoltà umane sono fatte in una certa maniera, e quindi determinati elementi propriamente umani sono a supporto. Allora, io vorrei far notare una cosa. Sicuramente la scelta, quindi pro aeresis, dipende dall'abitudine. Aristotele lo dice chiaramente: le virtù etiche si formano con la phronesis, che deve guidare la scelta del giusto mezzo, ma devono essere educate dall'abitudine. Una, due, tre volte che uno viene forzato in maniera coatta a fare una cosa, poi sarà portato la quarta a scegliere in maniera corretta. Ma Aristotele non utilizza mai nei trattati di biologia il termine proairesis. Allora, se nei trattati di biologia c'è sempre un riferimento fisiologico a qual è l'organo, qual è la facoltà che consente l'attuazione di una determinata azione, la particolarità che io ho riscontrato leggendo i trattati di etica è che per tutte le azioni umane esiste il riscontro biologico, tranne nell'immediato per la proairesis, ma penso di averla trovata. Perché? Perché nell'Etica Nicomachea Aristotele fa riferimento a una facoltà propriamente umana, che è quella della fantasia logistiche kai buleutiche, cioè una fantasia volta alla bulesis, al logos, rispetto alla quale non c'è un riscontro etico. Allora io credo che in questo caso lui ci dica che dal punto di vista fisico c'è una facoltà che permette agli uomini di attuare una scelta. Anche qua Nussbaum ci aiuta, perché nel suo analisi del De Motu Animalium, un trattato prettamente biologico, va a esaminare la differenza fra le scelte che fanno gli animali basiche e quelle che invece fanno gli uomini. Gli uomini, per tornare a quanto abbiamo detto prima, nel momento in cui vogliono scegliere in modo virtuoso, sono obbligati a prendere in considerazione tutta una serie di varianti rispetto alle quali non incide l'animale. Se l'animale deve scegliere se andare ad abbeverarsi o no, si parla di istinto addirittura. Quindi Aristotele, secondo me, riconosce una facoltà unicamente umana, che io ritengo, ma questa è un'idea mia, è una mia tesi, lo affermo, essere nella fantasia logistica e caibuleutica, che permette all'uomo di attuare la proairesis. Quanto c'è di abitudine in questo? Torniamo ai trattati di biologia. Perché si arrivi alla fantasia, lo dice nel primo libro della metafisica Aristotele, serve la mnemica e l'empiria, la memoria e l'esperienza. Quindi non si arriva alla fantasia se non c'è memoria e c'è esperienza. Per ottenere memoria ed esperienza serve abitudine. Quindi per la scelta è necessaria l'abitudine, l'esperienza, non basta la razionalità nel caso di Aristotele. Serve considerare tutta una serie di varianti. Ma con Aristotele è puro, ecco. Per Platone invece sarebbe auspicabile andare oltre l'abitudine, necessariamente guardare altrove. In qualche modo, se volete, la Callipolis di Platone, la bella città di Platone, non è esistita, non esiste ancora, ma esiste nel cielo per imparare a fondare se stessi. Cioè, nel momento in cui si creano delle contraddizioni tra le leggi e ciò che io penso sia giusto, in più o meno nella direzione che indicava la professoressa, che si sono viste in maniera macroscopica, ripeto, nel passato, ma che ancora viviamo, ecco, per Platone sarebbe necessario, fondamentale, riconoscere questa criticità per pensare un mondo migliore, guardare altrove e iniziare a fondare se stessi, e poi, convincendo gli altri, sperare in un mondo migliore. Quando i due si mettono insieme, così. Temo con Platone di aver interrotto il dialogo col pubblico, li ho persi. No, penso che sia stata una buona giornata, possiamo chiudere. Ringrazio moltissimo le relatrici e anche il pubblico che ha partecipato. Grazie. Ah.
Scusatemi, per continuare con la nostra filosofia che evidentemente ci riguarda, vi invito a proseguire con le lezioni che si terranno a proposito delle immagini, sempre in questa sala, e che sono dedicate appunto al potere delle immagini nella storia della filosofia. Iniziamo il 30 marzo. Alla prossima. Grazie.